C'era una città per cantare la celebre canzone di Ron e c'è a Fano una città da gustare. Dopo la riuscitissima prima edizione dello scorso anno, gli organizzatori ripropongono quest'anno un'altra 2 giorni, venerdì 29 e sabato 30, che parla di un binomio, quello delle tecnologie applicate all'enogastronomia, estremamente affascinante, in cui si intrecciano questi due mondi più di quanto possiamo pensare, mondi così differenti che allungano di fatto la stagione degli eventi a Fano e dove il mese di settembre vanta un calendario di altissima qualità. Una manifestazione quindi che non parla solo un settore ma parla tutta la città e siamo ovviamente molto contenti come amministrazione comunale attraverso il patrocinio degli assessorati alla cultura, al turismo e alle biblioteche di poter sostenere una manifestazione che per l'appunto accresce l'offerta anche culturale e turistica della nostra città e lo fa con temi e ospiti che sono veramente prestigiosi e in alcuni casi veramente di livello nazionale. Ogni aspetto della nostra vita è ormai pervaso dalla tecnologia ed anche il mondo dell'enogastronomia e della ricezione possono avere il loro tasso tecnologico. Affronteremo quest'anno i temi inerenti alla tecnologia verde, Green Technology. In particolare parleremo di domotica, la domotica vista come una tecnologia orientata sempre al risparmio energetico. Inoltre affronteremo anche il tema delle cucine forni solari e a biomassa. L'altra associazione organizzatrice è l'ambasciatore territoriale dell'enogastronomia che ha curato anche i contenuti. Per l'enogastronomia ci sono appuntamenti qualificatissimi da non perdere, io voglio citare solo tra le tante alcune chicche che sono una sicuramente la presentazione del Gusto, interpretato dallo chef Enrico Mazzaroni che si rivolgerà ai bambini delle classi elementari degli istituti di Fano. Un'altra è la presentazione del libro Vegeti e per ultima, certamente non ultima, la rappresentazione teatrale di Tiziana Di Masi che venerdì 29 settembre alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna racconterà come le criminalità organizzate si sono infiltrate nell'agroalimentare italiano.